Le faccio sparire. Dovevo farlo subito. Nora. Oh no, no! Che cosa ci fai qui? Che cosa ci Nora, fai qui? Aspetta, fermati, fermati! Che intenzioni hai? Io... ecco, io... Dimmelo, che cosa vuoi fare con queste pillole? Nora, che fai con queste pillole? Io... no, 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 lasciami stare, lasciami che stare! Che diavolo vuoi fare con queste pillole? Vedo che non ha ancora capito. Se non fa quello che le dico, sua sorella verrà a sapere che non ha mai tentato di togliersi la vita. Non è affatto quello che stai pensando! Cosa dovrei pensare vedendoti nel bosco con dei sonniferi no, in mano? Io volevo soltanto! Le stesse dell'altra volta? Non lo so! Dimmi la verità, ti sei procurata le stesse pillole? No, io... Hai pensato che volessi fare una sciocchezza? È così? Nora, non prendermi in giro. Ci hai già provato qualche giorno fa. Adesso vuoi accusarmi anche di questo, per caso? Al contrario, ti voglio aiutare. È stato un bacio bellissimo. Sai, non avevo mai baciato una donna così a lungo. Ma di sicuro nessuna donna avrà aspettato così tanto. Tu lo stavi aspettando? Se così fosse, cambierebbe forse qualcosa? Poco fa c'era la musica. Probabilmente sarà saltata una valvola. Corto circuito. E subito dopo sono finita tra le tue braccia. Il quadro dovrebbe essere nell'ingresso. Hai una valvola di ricambio? Non lo so, mi dispiace. Ops. Qui è saltato tutto. È saltato tutto. Ne prendo uno nuovo. Dammele. No. Nora, dammi quelle pillole. No, giuro che non le prendo. Allora le puoi anche dare a me. Ma solo se non dici niente a Luisa. Non credo di potertelo promettere. Non devi dirglielo, è tanto preoccupata per me. Lo so. Ti prego, dimentica quello che hai visto. Mi dispiace, non posso farlo. Per quale ragione? Credevo che Luisa fosse importante. Proprio per te. Questo. Simon, scusa, mi dispiace tanto, mi dispiace così tanto. Io non so cosa mi stia succedendo. Con Simon saremmo stati di nuovo tutti a tavola per pranzo. Sì, ma non sempre è possibile. Si è fatto tardi, devo andare. Mi dispiace. Ciao. Devo andare anch'io. Ciao, mamma. Ciao. Ciao, tesoro. Devi andare via anche tu? No, ho ancora un po' di tempo. Non ti dispiace che ti lascino tutta sola? Sono contenta che siano occupati. E spero che Sebastian, che adesso sta lavorando al bar di Elsa, dimentichi quel rally nel deserto. Sembra che gli piaccia stare lì. Si chiama Barney, giusto? Solo che li vedo sempre di meno. Harald vuole dimostrare che la sua ricerca è importante per l'azienda e Simon, quando non è in ufficio, preferisce stare nel suo studio.
E tu stai tutto il tempo a casa. Ah, c'è parecchio da fare. Sì, però riordinare e pulire casa non ti riempiono certo la giornata. Ci sono anche i panni da lavare e stirare. Non ho mai voluto pensare a come sarebbe stato quando Sebastian, Simon e Costanze sarebbero diventati adulti. E poi quel momento è arrivato. Prima o poi succede a tutti. Perché non ne approfitti per stare un po' in pace e rilassarti? Più di così. Tu hai approfittato per rilassarti quando Lily è andata a Londra? Non dirmi che per te era diverso. Certo che era diverso. Lavoravo già dai Van Weyden. Non avevo tempo per annoiarmi. Sai una cosa? Alcuni mesi fa, quando siamo arrivati a Falkenthal e non sapevamo come sarebbero andate le cose per Harald, sono andata a cercare lavoro come fiorista o giardiniera nei dintorni. Harald non ha mai saputo niente. E allora? Credi che ora starei seduta qui, se qualcuno mi avesse assunta? Nora, che cos'hai? Non è successo niente. Voglio solo distendermi sul letto. Ce la fai a salire da sola? Sì, certo, sto bene. Vengo su con te. No, no, va tutto bene, Luisa. Non devi preoccuparti. Adesso dimmi che cosa è successo. Ho incontrato Nora per caso nel bosco. E allora? Per fortuna sono arrivato in tempo. Che cosa vuoi dire? Aveva con sé delle pillole e voleva... Ma... Ne sei sicuro? La situazione non lasciava dubbi. Nora ha tentato... Devo andare subito da lei. Sono riuscito a farmi dare le pillole. Andrà tutto bene, Luisa. Perché? Si può? Ciao, Eva. Ti verso una tazza di caffè. Tobias è andato proprio adesso alla villa. Sì, lo so. Ti ho portato qualche fetta di torta. Ho pensato che forse avevi bisogno di qualche piccolo diversivo. Ti ha mandato Tobias. Perché avrebbe dovuto? Allora è stato lui. Beh, sì, lo dovresti conoscere, no? Sai, Marianne, ti capisco molto bene. Quando i miei figli erano ancora a casa, desideravo tanto avere più tempo per me. Non è stato facile da sola con loro due. E il padre dov'era? È morto quando Conrad era ancora molto piccolo. Questo non lo sapevo. Comunque, eravamo una vera e propria famiglia. Poi, all'improvviso, sono andati via tutti e due. Iris, dopo la nascita di Eric, è andata via, si è trasferita dal compagno. Già, e Conrad è andato a fare l'apprendistato in un'altra città. E così sei rimasta sola da un giorno all'altro? Sì. All'inizio ero disorientata. Per fortuna avevo Daniel e Patrizia Grafenberg ancora con me. E poi avevi il tuo posto di cuoca? Sì. E quello ce l'ho sempre. Voglio dire, ora so dai Van Weyden. Non credo che i Van Weyden abbiano bisogno di una fiorista. Beh, al giorno d'oggi bisogna essere flessibili. Lo so, lo vedo con Harald e Simon. Certo, ma tu saprai fare anche molte altre cose. Cucinare, per esempio. Ma quel posto è già occupato da una grande esperta. Sì, se ti riferisci alla villa, sì. Di un po', Eva. Che cosa mi vorresti dire? Ecco, io prima di essere assunta come cuoca in casa Van Weyden, lavoravo nel catering dell'azienda. Ah, e quel posto è ancora libero? Sì, per un po' di tempo Richard Van Weyden ci ha fatto lavorare la figlia Lissy a scopo educativo, diciamo. Ma adesso Lissy è passata alla reception fino al suo diploma. Quindi al catering non c'è nessuno?
Per quanto ne so, no. Altrimenti perché la mattina prepari i panini ad Harald e a mezzogiorno il pranzo? Hm? Mm. Ti pagherebbero per questo? Perché Nora ha tentato due volte di togliersi la vita? È quello che continuo a chiedermi anch'io. Speravo tanto che dopo la terapia stesse meglio. Questa volta ce l'aveva quasi fatta. Non ti ha neanche telefonato. Ed è andata da sola nel bosco. È stato proprio un caso che l'abbia incontrata. Volevo andare da Conrad e Elsa. Che cosa dobbiamo fare? Non possiamo aspettare che prima o poi ci riesca. Forse sono stato io a tormentarla troppo. Quando ero da Lanzino, l'ho accusata pesantemente di cercare di manipolarci tutti quanti. E io l'ho incolpata di fare la spia alle mie spalle per Annabel van Weyden. Forse non sopporta il fatto che continuiamo a stare vicini dopo il suo tentato suicidio. Che siamo amici. No. Noi ci siamo lasciati. Già. Non può pretendere di più. No. Oppure noi due non c'entriamo affatto. Che cosa vuoi dire? Parlerò con Nora. Grazie, Simone. Cosa stai facendo? Annabel! Richard! Non ti ho sentito entrare. Avrei preferito mettere dei fiori sulla tomba di Victoria, ma il localizzatore elettronico non me lo permette. So che non posso buttarti fuori di casa. Non ancora. Ma quando avremo divorziato... Di sicuro non mi crederai perché continuano a raccontarti bugie sul mio conto. Ma mi dispiace sul serio. Per quello che è successo a Victoria. Non ti permetto di infangare la memoria di mia figlia con la tua ipocrisia. Ce l'hai sulla coscienza. Io non sono arrivata a tanto, credimi. Anche se per alcune persone è molto comodo fare di me il capro espiatorio. Il tribunale dimostrerà presto la tua colpa. Fino a quel momento ti consiglio di stare alla larga da noi. Va bene. Vi farò questo favore. Ma ti prego, non dimenticare... che qualcuno ha un interesse personale a complottare contro di me. Vero, signora Bernstein? Ricominci con la storia della presunta cospirazione che Hagen e Elena avrebbero architettato contro di te. Alla fine lo vedrai, chi di noi ha ragione. Voglio che la foto di Victoria, le candele e i fiori spariscano subito. Di a Luisa di occuparsene. Ma, Richard... abbiamo preparato quel piccolo altare per ricordare Victoria ed esserle vicini. Esiste un luogo dove sarò ancora più vicina a Victoria e ci andrò. Vuoi andare al cimitero? Ho rinviato troppo a lungo questa visita. Elena, l'altra volta ho avuto un mancamento, ma ora sto bene. E sistemerò anche Annabel. Vorrei tanto accompagnarti. D'accordo. Che ti succede, Nora? Ce l'hanno tutti con me. Tu, Simon. Tutti quanti.
Non ti dovevo angosciare tanto per l'intrusione a casa di Hagen Ritter e per Annabelle. A quanto pare nemmeno tu hai più fiducia. Cercavo solo una spiegazione. Pensi sempre il peggio di me. Mi accusi di malafede. Credi che io ti voglia ingannare, ma... Questo non è vero. Io mi sono fidata di te, ma mi sono anche resa conto che mi nascondevi delle cose. Lo vedi, ora ricominci con la storia di Annabelle. Non dire sciocchezze. Annabelle continua ad usarti per raggiungere i suoi scopi. Nora, non so in quale modo ti faccia pressione, ma sono sicura che lo sta facendo. Adesso mi stai di nuovo accusando. Se non c'è sotto niente, perché non aspetti il risultato del test del DNA? Allora saprai se lei è tua madre. Che cosa vuoi che me ne faccia di un test illegale? Quanto dovrò aspettare? Lo hai consegnato solo stamattina. Al laboratorio mi hanno detto che ci vorranno solo alcuni giorni. Credi davvero che Annabelle van Weyden si lasci impressionare da un esame del DNA? Io credo di sì. Adesso manca poco alla causa di divorzio e al suo processo. Non ti rendi conto di come ti intestardisci sulle cose? Se c'è una persona di cui non mi fido, quella è proprio Annabelle. Per questo devi tormentarmi e diffidare di me. Mi hai tolto tutto quello a cui tenevo. Prima Holger, ora Simon. Mia madre non mi vuole riconoscere. Non ho altri che te. E se adesso mi abbandoni anche tu, non so perché devo continuare a vivere. Te lo dico di nuovo, Nora. Non ti volevo ferire. Tutto il contrario. Io ti voglio proteggere. Ci sarò sempre per te, te lo prometto. Ma anche tu devi farmi una promessa. Se c'è qualcosa che non va, vieni da me. Possiamo parlare di tutto. D'accordo. Te lo prometto. Deve essere l'interruttore di sicurezza. Sì, era proprio questo. Grazie. Adesso è meglio riattaccare la lampada. Possiamo farlo anche domani? Sì, certo. Ti vorrai riposare. Esatto. Abbiamo ancora tanto tempo. Bene, a domani allora. A che ora devo venire? Presto, per il brunch. Ho invitato tutti quelli del trasloco al brunch. Mi sembra una bella idea. Allora, a domani. Per il brunch. Sì. Per il brunch. Ho invitato tutti al brunch. Accidenti, perché non riesco a stare zitta? Mi sembrava che Nora stesse meglio. Perché ha tentato un'altra volta di togliersi la vita? Per le accuse che le ha fatto Simon? Perché l'ho rimproverata per il suo gesto? In effetti lei si è introdotta nell'appartamento di Hagen Ritter e anche se non lo vuole ammettere, può averlo fatto solo perché glielo ha chiesto Annabelle. Non c'è altra spiegazione. Ma che cosa era andata a cercare? Per caso la lettera di cui parlava l'avvocato Novak? Non appena Annabelle è tornata, Nora ha tentato di togliersi la vita. Questo non può essere un caso. Dov'è la lettera? Non riesco più ad avvicinarmi ad Hagen, è diventato diffidente. E poi quell'avvocato è sempre da lui e sa molto bene cosa sto cercando. Vedo che allora non ha capito. Crede davvero che per suo marito cambi qualcosa se lei viene giudicata colpevole di omicidio oppure innocente? Cambia tutto. Perché così Richard saprà che Elena gli ha mentito. Che cosa c'è? Lei lo ama. Lei ama sul serio Richard von Weyden. Benvenuta nel club. Che significa?
Siamo entrambe innamorate di uomini che preferiscono un'altra donna. Se sta cercando di dire che noi due abbiamo qualcosa in comune, lasci perdere. Invece abbiamo molto in comune. Ti farò avere quella lettera, te l'assicuro. E poi finalmente tu ammetterai che io sono tua figlia. Mamma. Come capo designer lei è senz'altro un esperto, ma questa linea non mi convince molto. Non la convince? Ok, che ne pensa adesso? Così va molto meglio. Sì, esatto, adesso è proprio come ne avevamo parlato da Lanzino. Bene, allora la passo subito alla produzione. A proposito di Lanzino, ha per caso avuto notizie di Nora? Qui non si è fatta più vedere. Aveva ragione lei, non doveva assillarla tanto. Che cosa è successo? L'ho incontrata mentre stava per prendere di nuovo i sonniferi. Sarà stato uno shock, soprattutto per Luisa. Sì. Quindi ha già parlato con Luisa? Sì, non appena ho trovato Nora, l'ho riportata subito alla villa. Lei ha il dono di arrivare al posto giusto nel momento giusto. Mi sembra che lo abbiamo entrambi. Può anche essere un grosso vantaggio. Per la nostra collaborazione, ad esempio. Grazie per la sua fiducia nei confronti di mio padre. Non mi deve ringraziare. Il suo lavoro di ricerca può essere davvero molto utile all'azienda. Sono contento che riusciamo a separare la vita privata dal lavoro. A dopo. A dopo. Il perito dimostrerà che il calo d'udito di Annabelle è simulato. Me lo auguro. Ma non credo che tu mi abbia voluto vedere per questo. Allora, che cosa c'è? Com'è andato il tuo incontro con Nora Maywald? È stato più che altro inutile. Nora voleva che tendessi un tranello ad Annabelle e di sicuro è stata lei a suggerirglielo. Ma questo è irrilevante. Non è affatto irrilevante. Nora si è introdotta in casa tua. Come hai detto? Quella mattina. Dopo l'inaugurazione del bar di Elsa, tu eri già uscito e me la sono trovata davanti. Credo che lei sia troppo precipitosa. E io non vedo perché dovrei fidarmi di lei. Fine della conversazione. Oh! Oddio! Oddio, mi scusi tanto. Dannazione, ci mancava anche questa. Aspetti. Ecco, si tolga la giacca, ci penso io. Va bene così, grazie. Aspetti, torno subito. Ci posso credere. Perché non me lo hai detto subito? Credevo che lei fosse la tua amante. Sì, certo. Nora Maywald è la mia amante. È vero, è assurdo. Allora cosa cercava, secondo te? Non lo so, dimmelo tu. Hagen. Non ricominciare con la storia della lettera che dovrebbe dimostrare l'innocenza di Anna. Beh, non ho iniziato io. Bene, perché non esiste e non è mai esistita. Forse è così, però ne sta parlando mezza falsa. Lo sai come sono le chiacchiere. Una volta in circolazione vivono di vita propria, come la diceria che io e Nora stiamo insieme. Novak, non lo dirò a nessuno, Hagen. Buongiorno, mi dica. Mi dispiace non aver potuto aiutare Elsa con il trasloco. Beh, non mi sorprende, date le circostanze. C'è almeno qualche possibilità per te, Luisa. Finché Nora è così instabile, no. Che cosa mi dici invece di te, Elsa? È saltata la corrente. Capisco. Di sicuro non avevi il cercafase? Già, e Elsa non voleva aspettare che arrivassi tu. È successo qualcosa? Questo dipende. È volata tra le mie braccia. E tu hai approfittato della situazione? Quasi. Noi siamo troppo rispettosi. Non è stato sempre così, soprattutto per te. Non sono io a vivere da solo nei boschi. Appunto, bisogna volerlo. E tu non sai se Elsa lo vuole.
Non so neanche se vuole un'altra relazione subito dopo Ben. E come ha reagito? Mi ha baciato. Beh, allora in questo caso non ne sono sicuro. Non sono un esperto, ma io lo interpreterei come un sì. O come un cortocircuito. Allora devi fare assolutamente un altro test. Beh, sì. Intanto ci vediamo per il brunch con quelli del trasloco. Venite anche tu e Luisa. Farà bene a tutti e due distrarvi un po'. Non è una cattiva idea. Molto bene. Ah, Simon, porta con te il cercafase. Senz'altro. La ringrazio di essere venuta. Si figuri. Stamattina mi ha detto che forse Nora si è introdotta a casa di Hagen per cercare una lettera. Signorina Maywald, mi dispiace, ma anche volendo non posso dirle niente. Forse è per questa lettera che la signora Van Weyden tiene Nora sotto pressione. Vorrei aiutarla, ma i miei obblighi nei confronti del signor Van Weyden mi impongono il massimo riserbo. Avvocato Novak, le ho confidato che mia sorella è figlia di Annabel Van Weyden. Nora purtroppo ha tentato di nuovo di togliersi la vita. Voglio capire il perché. E va bene. Innanzitutto, quello che sto per dirle sono solo chiacchiere. Non esistono prove al riguardo. La signora Annabel Van Weyden sostiene che Victoria abbia lasciato una lettera nella quale spiega chiaramente in che modo si è procurata il veleno per poterla uccidere. La lettera dovrebbe averla Hagen. E con quella Annabel potrebbe dimostrare la sua innocenza. Se quella lettera esistesse davvero, ma purtroppo... Certo, è naturale che tenti di fare l'impossibile per averla. Quella lettera non esiste. Ho appena chiesto conferma a Hagen. Mi ha espressamente assicurato che quella lettera è pura invenzione di Annabel. E prima di avergli fatto sapere che sua sorella si era introdotta a casa sua. Hagen sa chi è Nora. Ovviamente non gli ho detto che Nora è la figlia di Annabel. Ad ogni modo, lei non pensa che quella lettera spiegherebbe alcune cose? Se esistesse sul serio. Dite un po' voi due. Credete forse che non mi sia accorta che siete sparite all'improvviso? È servito a qualcosa? Questo dipende. Che cosa vuoi dire? Ci siamo baciati molto, molto a lungo. Oh, sul serio? E poi? Niente. Elsa? Beh, è stata colpa mia. Che cosa hai combinato? Credo di non avergli fatto capire bene che poteva rimanere. Lo hai rispedito a casa? No, questo no, ma non ho capito se lui voleva rimanere. Tu almeno sai che cosa vuoi. Beh, bacia molto bene. Però? Sarà davvero perfetto? Non sei obbligata a sposarlo. Quindi vuoi soltanto una relazione? Ah, questo non lo so. Sì. Ah, io se fossi in te... Mi sposerei subito e farei dei figli, lo sappiamo. No, è che non amo le vie di mezzo. Vuoi che ti aiuti a sistemarlo? No, ce la faccio, grazie. Ok. Vuoi anche tu un cortocircuito? Non sarebbe una cattiva idea. Almeno si accorgerebbe che esisto. Hagen, devi assolutamente far sparire quella lettera. Ne sono a conoscenza troppe persone. Noi due, Sophie, Annabel. Perdonami, amore mio. Perdonami di averti dovuto mentire. Ma non volevo che tu fossi coinvolto in questa storia. Ti amo. Non dimenticarlo mai. Sophie. Ciao. Prego, accomodati. Ho appena parlato con Luisa Maywald e ho riflettuto. Tu mi stai nascondendo qualcosa. Allora lo sai già. Cosa? Ho ripensato alla nostra notte insieme.
Questo che c'entra? Eravamo d'accordo che non aveva importanza e che non ne avremmo più parlato. Perché mi hai chiesto se Nora Maywald era la mia amante? Sai che non sono quel tipo di uomo. Hagen. Sophie, non so cosa mi sia successo, ma è stato fantastico. Hagen, noi eravamo d'accordo. Ci conosciamo così bene. E adesso anche meglio. Pensi davvero che io potrei nasconderti qualcosa? Lo pensi, Sophie? Grazie, non mi serve niente. Le devo parlare. Spero non si tratti ancora di sua sorella. Lei è la responsabile del fatto che Nora ha tentato di nuovo di togliersi la vita. Ci ha provato di nuovo? Mi faccia indovinare. Non c'è riuscita, vero? Che cosa ha promesso a Nora per farle rubare la lettera che ha lasciato Victoria? Io non c'entro con le sciocchezze che combina sua sorella. La lettera è il prezzo perché finalmente la riconosca come sua figlia. Quante volte devo dirle che non è mia figlia? Questo lo vedremo. Non vedremo un bel niente, perché da questo momento lei dovrà tenersi alla larga dai miei affari. È una minaccia, signora Van Weyden. E lei vuole rischiare, signorina Maywald? Finché continuerà a coinvolgere mia sorella nei suoi affari, continuerò ad ossessionarla come la sua cavigliera. Voglio solo vedere a che punto sei con il trasloco. Beh, ho avuto tanti aiutanti. Per fortuna Nina e Ben mi hanno lasciato i mobili della cucina. Mi sembra molto carino. Sai, Hagen, ho invitato tutti per il brunch, ti fermi? No, un appuntamento importante. Non te la prendere, non ce la faccio. Vuoi che ti prepari un tè? No, no, ho già fatto colazione, grazie. Va bene. Oh, questo è Conrad. Mm. Hagen, ascoltami, adesso ti presento Conrad, ma cerca di essere gentile. Ma certo. Salve. Salve. Conrad Landman. Hagen Ritter. Finalmente, è un piacere. Il piacere è mio. Forse è meglio che vi prepari un tè. No, te l'ho già detto, ho un appuntamento e non posso tardare, perciò non prendetevela, devo andare. Vi auguro buon divertimento con il vostro brunch. Già, Hagen è fatto così. Sarà un difetto di famiglia. Ecco, voglio dire, accidenti, questa casa è diventata piccolissima. Già, succede quando si invitano tutti al brunch. La ringrazio per avermi chiamato subito. Non c'è di che. Fa piacere anche a me che il catering sia di nuovo in funzione. Beh, sa com'è, sono dell'idea che questo crei un'atmosfera positiva in azienda. Chi lo dice, signora... Becker, Marianne Becker. So che è un nome molto comune, ma per caso lei è parente di Harald e Simon Becker? Certo, Harald Becker è mio marito e Simon è mio figlio maggiore. Ah. È un problema per lei? No, no, niente affatto. Dove ha lavorato ultimamente, signora Becker? Beh, negli ultimi anni ho fatto soprattutto la casalinga e la mamma. E qual è il suo mestiere? Sono una fiorista, ma... Ha mai lavorato nel ramo gastronomico? Nel ramo gastronomico, in una no. grande cucina, in un servizio di catering? Nemmeno. Già, ma noi dobbiamo poter contare su un certo standard. Io penso che un buon menù casalingo sia uno standard che poche mense sono in grado di vantare. Sono d'accordo.
Ma secondo lei è possibile mantenerlo cucinando per un'intera azienda e non per una famiglia? Ma Lizzy Van Weyden non aveva nessuna esperienza. Per questo non avrà più quel posto, anche se è mia cugina. Ma come lei ha detto poco fa, la buona gestione della pausa aziendale è molto importante e non va mai trascurata. Di sicuro immagina perché sono qui. A dire il vero, no. Devo sapere se esiste quella lettera o qualsiasi altra prova dell'innocenza di Annabel Van Weyden. Da chi l'ha saputo? La lettera esiste. Gliel'ho detto io, Hagen, perché stavo cercando il motivo dell'intrusione di Nora. No, la lettera non esiste, anche se la signora Van Weyden lo vorrebbe tanto. Non ci sono nemmeno altre prove dell'innocenza di Annabel, perché Annabel non è innocente. Allora mia sorella cerca cose che non esistono. Me lo dica lei, non conosco sua sorella. Annabel Van Weyden tiene Nora sotto pressione e sono sicura che questa lettera gioca un ruolo fondamentale. Se questa lettera esistesse, e dico sì, ce l'avrebbe il pubblico ministero, non io. Hagen ha ragione. E poi non c'è collegamento fra il tentativo di suicidio di sua sorella e la lettera o qualsiasi altra prova dell'innocenza di Annabel. E allora l'intrusione di Nora? Di sicuro ci sarà un altro motivo. Ma mi ha detto lei che... Hagen sarebbe radiato dall'albo se tenesse nascosta una prova così importante. Quindi Annabel Van Weyden si è inventata tutto. Sì, è evidente. E lei non dovrebbe farsi raggirare. Bene, un momento, c'è una cosa che vorrei dirvi. Innanzitutto, grazie di cuore per essermi stati così d'aiuto. Senza di voi non avrei mai potuto fare il trasloco. Adesso farei molto più in fretta ad arrivare al lavoro. E io mi dovrò cercare un nuovo coinquilino. Oh. Ah, ma il tuo appartamento non è tanto grande. Sì, però è troppo caro e poi a me non serve tutto quello spazio. Sai già a chi chiedere? Non ho preferenze. A dire il vero, non ho ancora cominciato a cercare. È sempre una faccenda delicata, perché non si può mai sapere chi ti può capitare. Invece è proprio questo il bello. È in questo modo che si impara a conoscere meglio le persone. Vado a prendere ancora un po' di pane. A te non andrebbe? No, no. Nella villa ho tutto quello che mi serve. Mi viziano tutti e mi lasciano in pace. E fra poco Annabel se ne andrà. Non potrei stare meglio. Hotel mamma, giusto? No, hotel papà. Beh, da me la situazione è quasi identica. E poi adesso non posso permettermi altro. È per questo che vengo sempre a mangiare da voi. Fai pure. Di un po', Michael. Perché non ti trasferisci qui da me? L'appartamento è abbastanza grande e alcuni mobili già li conosci perché erano di Nina e Ben. Così ti sentiresti a casa tua, no? Non lo so, Elsa. Quando si convive con una coppia si ha sempre la sensazione di disturbare. Ma che sciocchezza è questa? Ti ho già detto che tra me e Conrad non c'è niente di serio. Luisa! Simon, ciao. Speravo tanto di incontrarti. Come sta Nora? Meglio, spero. Sei ancora preoccupata? Ho cercato di scoprire perché ha tentato di togliersi la vita per la seconda volta. E ho soltanto una risposta. Annabel Van Weyden. Cosa c'entra Nora con Annabel, a parte il fatto che era la sua segretaria personale in azienda? Simon, promettimi che questo resterà tra noi. Non deve saperlo nessuno. Per questo non ti ho detto mai niente. Come vuoi. Sai già che all'inizio io e Nora eravamo venute a Falkenthal perché speravamo di trovare la sua vera madre. Vorresti dire che... Annabel Van Weyden è sua madre? Oh. Per questo voleva morire. Annabel nega di essere sua madre. Non vuole accettare Nora. Ma questo significa che avevamo ragione. Non era a causa nostra. La seconda volta, no. Siamo amici, lo so. Elsa ha invitato tutti a un brunch. Nella casa nuova. Anche noi due. Ti va di venire come... come amica? Quando? Beh, adesso. Come amica?
Vi conoscete già tutti, vero? Allora, Luisa, Simon, Mike, Lissi, Sebastian e È Conrad. Bello incontrarci anche in privato. Non sei stata tu ad organizzare il matrimonio di Nina e Ben? Sì, e come stanno? Bene, ma non avevi intenzione di lasciare Falkenthal? Sì, però poi, ecco, io ho deciso di restare. Dai, Mike, lascia che prima si siedano. Forse è meglio mettere i fiori nell'acqua prima. Ti aiuto. Allora, la cucina... Ah, non è difficile trovarla. Di un po', Simon e tuo fratello, stanno insieme oppure non stanno insieme? Sono solo amici, solo ottimi amici. Certo, magari ottimi amici come Conrad ed Elsa. Esatto, o come me e Sebastian. Tieni i fiori. Sì, ma dove troviamo un vaso? Eccolo lì sopra. Ecco, mettili qui. Sì. Aspetta, aspetta, c'è qualcosa aspetta. Dentro. Adesso sì. È tutto sgualcito. Mio carissimo Hagen, quando leggerai queste righe, io sarò già in volo per il Messico. So che ti avevo promesso che avrei rinunciato al mio odio per Annabelle. Santo cielo. Che c'è? La lettera. La lettera esiste davvero. Io e tua madre faremo in modo che tutti sappiano la verità sulla tua morte. Dov'è il vaso? Eh? Quale vaso? Quello bianco, grande, che stamattina era sullo scaffale. Mi aspetto una ricompensa. Lei ha già avuto tutto. Quelle quattro pillole. Non mi bastano. La lettera vale molto di più. Voglio che mi riconosca ufficialmente come figlia.